Ritorniamo a San Paolo per riparlare della discarica che c'era sotto il cavalcavia dell'autostrada, qui proprio di fronte all'Ipercop e anche alla scuola Nosengo Rodari. Ne riparliamo con l'assessore Agata Viola, perché un primo passo è stato fatto, quello di riuscire a togliere almeno una prima parte della discarica, cioè quella fortemente inquinante che coinvolgeva tutta una serie di prodotti come le gomme dei pneumatici. Assessore, qual è la situazione adesso? La situazione, come avete notato anche voi, è migliorata, però è anche vero che bisogna fare ancora altro, perché i copertoni sono stati eliminati, però abbiamo trovato, ci sono altri rifiuti che la gente in civile butta per strada non rispettando i calendari e il rifiuto di conferimento del giorno. Però cosa può fare ancora il comune per sistemare ancora di più, per ripristinare ancora di più questa zona? Magari nei prossimi giorni, nelle prossime settimane faremo altre indagini, insomma potremmo trovare ancora meglio la situazione, spero. Sicuramente sì, ci impegneremo adesso con gli uffici competenti di dare un'ulteriore bonifica anche per i rifiuti che ci sono. Facciamo un nodo al fazzoletto, ci diamo un tempo, assessore? Sì, fine prossima settimana.